I buchi neri si formano quando una certa quantità di materia viene compattata in un volume sufficientemente piccolo. Per intenderci, se un super cattivo, ma uno di quelli terrificanti, decidesse di far collassare il pianeta Terra in uno di questi bizzarri oggetti astronomici, dovrebbe comprimerne il volume fino a farlo stare in una sfera con raggio pari a 8,87 millimetri. È molto poco. Come vi ho accennato in un video precedente, che vi consiglio caldamente di recuperare, i buchi neri sono gli oggetti più densi del cosmo, nonché i migliori hard disk a nostra disposizione. La materia, come ben sappiamo, si presenta in una variopinta moltitudine di forme e strutture, ricche di caratteristiche peculiari e proprietà affascinanti. Seguendo un po' il naso, è dunque del tutto lecito e ragionevole aspettarsi che un buco nero prodotto dall'accartocciarsi di un marshmallow di dimensioni titaniche, abitato da piccoli canguri senzienti e socialdemocratici, possa essere diverso da un suo cugino più banale, figlio di una nube di rugginosi detriti stellari, copioni mai accettati di ipotetici sequel di Matrix e vecchi mangiacassette Sony. Ebbene, non è quasi mai così. Salve a tutti, crononauti! E bentornati su Spazi Attorcigliati. Io sono sempre Davide e voglio cominciare questo 2021 parlandovi ancora una volta delle mie configurazioni spazio-temporali preferite, i buchi neri. Per farlo, comincerò da quella dolce glassa d'ebano che ne avvolge la singolarità centrale, creando un effetto visivo molto simile a quello generato dall'uovo bicentenario cinese, l'orizzonte degli eventi. Aspetta. Credo che l'uovo fosse centenario, devo averlo mescolato con l'uomo bicentenario di Asimov. Ricordate quella vecchia storia delle scarpe che fanno uscire il sudore ma non fanno entrare l'acqua e che più o meno 10 anni fa mi hanno illuso di poter far finalmente depennare i miei piedi adolescenziali dalla lista delle armi chimiche bandite dalla Convenzione di Ginevra? Ecco, un buco nero funziona esattamente al contrario. Oltre a fagocitare letteralmente qualunque cosa trovi lungo il suo cammino, agguantando ogni potenziale spuntino con il suo feroce arpione gravitazionale come uno studente universitario che torna a casa alle 3 del mattino con gli occhi di fuoco e lo stomaco vuoto, si comporta pure da accumulatore patologico. Nulla, in virtù dei limiti imposti dalla geometria dello spazio-tempo, la velocità massima a cui è possibile trasmettere un segnale può sfuggire, dopo averne attraversato l'orizzonte degli eventi, non solo è un vicolo cieco, ma si tratta pure di una strada a senso unico. Esattamente come quella che ho imboccato al contrario facendomi bocciare al primo esame pratico della patente. Proprio a causa di questa semipermeabilità, gran parte delle informazioni sulla materia attorcigliatasi a formare un buco nero, ormai avviluppata dall'orizzonte degli eventi, è inaccessibile. È preclusa agli osservatori adesso esterni. Il No-Hair Theorem, ovvero il teorema sull'assenza di capelli, che tristemente inizia a riguardare anche il sottoscritto, ci permette di individuare quei pochi elementi nel codice sorgente dell'universo in grado di dominare e soverchiare l'anomala propensione alla segretezza dei buchi neri. Si tratta, come sempre, delle leggi di conservazione. Non c'è proprio scampo. La materia, anche se convertitasi in un anonimo nodo spazio-temporale, pressoché identico a tutti gli altri, non può non conservare la sua energia, che si traduce in massa dello spazzino stellare, il suo momento angolare, che ne quantifica la rotazione, e la sua carica elettrica. Dunque, ogni buco nero, al netto della sua posizione, può essere univocamente identificato da 3 numeri legati alle proprietà citate poc'anzi. Avremo così un bestiario di 4 buchi neri diversi, descritti da altrettante soluzioni alle equazioni di Einstein. Il buco nero di Schwarzschild, senza carica né momento angolare, il buco nero di Kerr,
rotante ma elettricamente neutro, il buco nero di Reisner-Nordström dotato di carica elettrica ma privo di momento angolare, e il buco nero di Kerr-Neumann, il più generale di tutti, carico e rotante. Avendo già ampiamente parlato di buchi neri di Kerr in questo video, che vi suggerisco di guardare, e non volendo complicare troppo la questione, oggi ci concentreremo sui buchi neri di Reisner-Nordström, carichi ma non rotanti. Cosa c'è di tanto interessante in un buco nero elettricamente carico? Per rispondere a questa domanda dobbiamo temporaneamente rivolgere la nostra attenzione verso le equazioni con cui stiamo lavorando. Ma non preoccupatevi, non sarà così doloroso. Un sistema di questo genere, infatti, non deve risolvere solo le equazioni di campo di Einstein della relatività generale, che illustrano come la curvatura dello spazio-tempo sia determinata dalla distribuzione di energia in esso contenuta, ma anche le celebri equazioni di Maxwell, che ci permettono di descrivere la forma del campo elettromagnetico generato dal nostro simpatico e ingordo amichetto. E badate bene, non si tratta certo di equazioni tra loro indipendenti. Dovendo le equazioni di Maxwell descrivere un campo elettromagnetico nello spazio-tempo, non possono che dipendere dalla forma di quest'ultimo, soluzione dell'equazione di campo di Einstein. Queste, viceversa, contengono sul lato destro un termine chiamato tensore energia-impulso, che codifica tutte le informazioni sulle distribuzioni di energia in ogni punto dello spazio e del tempo. Possedendo il campo elettromagnetico, soluzione dell'equazione di Maxwell, una certa quantità intrinseca di energia, è evidente che sia necessario conoscerne la forma esatta per poter poi scrivere il tensore energia-impulso e risolvere le equazioni di Einstein. Un disastro, vero? Per fortuna, sbrogliare la matassa non è impossibile e ci permette infine di giungere alla metrica di Reisner-Nordström per un buco nero carico. Per potervi parlare delle caratteristiche peculiari dei buchi neri carichi, è necessario che faccia prima due passi indietro e ribadisca qualcosa a proposito dei buchi neri di Schwarzschild, senza carica né momento angolare, a cui d'ora in poi mi riferirò con il nome di buchi neri noiosi, per non impastarmi la lingua. In corrispondenza dell'orizzonte degli eventi di un buco nero noioso, avviene un fenomeno estremamente interessante. Il tempo e la distanza dalla sua singolarità centrale, intesa proprio come una coordinata spaziale, si scambiano, nel senso che come gli osservatori esterni all'orizzonte degli eventi sono costretti ad andare avanti nel tempo, gli osservatori interni sono costretti ad andare verso la singolarità centrale, raggiungendola in un tempo proprio finito. Nel caso dei buchi neri carichi, la faccenda si fa un pochino più complicata. La presenza di un campo elettrico non nullo, infatti, fa sì che gli orizzonti che avvolgono la singolarità centrale siano due. Un osservatore in caduta libera verso un buco nero carico, dunque, fa esperienza, attraversando il primo orizzonte, della solita inversione tra tempo e distanza dalla singolarità centrale ed è dunque costretto a muoversi verso quest'ultima, ma poi attraversa il secondo, che riporta le cose alla normalità. Non è dunque più forzato a muoversi verso la singolarità, né a raggiungerla. Prendendo molto sul serio la matematica con cui lavoriamo quando ci approcciamo alla metrica di Reisner-Nordström, è così possibile individuare uno wormhole, ovvero un ponte tra due regioni distinte dello spazio-tempo. Nella prima è presente un buco nero, ovvero un oggetto in cui è solo possibile entrare. E nella seconda è presente un buco bianco, ovvero un oggetto, al contrario, da cui è solo possibile uscire. È necessario, per onestà intellettuale, che vi illustri le due criticità mortali che impediscono una realizzazione fisica di questa interpretazione. Per i più perversi, lascio in descrizione il video che ho dedicato interamente agli wormholes.
1. La soluzione descrive un buco nero eterno, ovvero presente dall'inizio dell'universo, mentre noi sappiamo che i buchi neri che stanno in cielo si formano per collasso stellare. In altre parole, non sono eterni. 2. Anche assumendo di poter rintracciare un buco nero carico eterno e che sia lecito prendere così sul serio questa matematica, il wormhole in esso contenuto sarebbe estremamente instabile. Questo significa che basterebbe un unico fotone che tenta di attraversarlo per farlo collassare, e anche in assenza di quest'ultimo, i buchi neri non sono stabili, perché emettono, anche solo in regime semiclassico, radiazione di Hawking. Il wormhole di Reisner-Nordstrom viene così strangolato e distrutto. Il video finisce qui. Se apprezzate il mio progetto culturale su YouTube, potete supportarlo acquistando il merchandising ufficiale di Spazi Attorcigliati o unendovi al mio progetto di finanziamento diffuso su TPI. Lascio tutti i link in descrizione. In ogni caso, ricordatevi che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto, crononauti!